nelle puntate precedenti. Nonna Gesuina chiede consiglio a padre Roelio su come sarebbe meglio agire nei confronti di Irina. Gesuina sarebbe propensa a punirla severamente per aver rovinato l'abito della sorella, ma padre Roelio le suggerisce invece di perdonarla e di chiederle di confessare lei stessa tutto quanto a Lucia. Così la nonna affronta la bambina e la mette di fronte alle sue responsabilità. Irina allora confessa il suo gesto a Lucia, che è molto adirata e non sa ancora se sarà capace di perdonare il torto che le ha fatto la sorella. Però promette alla nonna che ci rifletterà, perché comunque capisce che Irina non è cattiva, ma è animata da antichi rancori e tanto dolore. Hai parlato con Lucia? Sì, ho parlato con Lucia. E cosa ti ha detto? Ti ha perdonato? Sì. Ha detto che basta che non lo faccia mai più. E di che Lucia ti vuole bene. Guarda, come regalo, oggi, visto che è un giorno speciale che devi sfilare per il concorso, ta-da, ti posso mettere anche un po' del gloss rosso fuoco, quello... proprio il gloss Lucia Azzolina, nome suo, sì, l'ha fatto appositamente per lei, ce l'ha solo lei, però ha detto che è certa, quindi oggi speciale, non è che ti devi pagare tutti i giorni, però oggi sì, fai così. Oh, bella, bella sta sposa, mi raccomando però, non voglio più dissapori tra te e Lucia, ok? Ok? Ma dimmi una cosa, hai deciso di non vendicarti più, oppure stai ancora pensando di attuare la tua vendetta nei confronti delle tue sorelle? No, non più, no. Ho capito che non essere colpa di loro. Va bene, dai, va bene, va bene. Dai, vai a prepararti adesso, dai, su, va vai bene. Con Lucia che adesso ciao. Dovete prepararti. Ciao, 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 ciao. Già misurato, già a posto come vestito. Tu allora devo fare tutte le modifiche perché dobbiamo coprire questi buchi. Misuratelo. No, lascialo com'è. Come lascialo com'è? È pieno di tagli. Lasciali i buchi, lasciali. Ma stai scherzando? Non sto scherzando. Dai, Lucia, ma non ti puoi presentare al concorso di bellezza con un abito tutto strappato? Ma non esiste proprio. Te lo sistemo, dai, ci aggiungiamo no. Qualcosa. No, perché, prego. Scusa? Proprio nella sfilata con questo esatto vestito che tu mi hai preparato. Ok, ma sei tagliato? Perché ti presenti col vestito tagliato? Allora, spiegami bene il perché di questa tua decisione. Non la capisco. Te lo posso sistemare, no? No, lascialo com'è. Io gargerò con questo vestito perché voglio che la sfilata la vinca Irina, mia sorella. Ma tu vuoi che vinca Irina? Vuoi lasciare il campo libero o vuoi che vinca lei? Sì, perché in questi anni ha già sofferto troppo. Io non posso permettermi di farla soffrire ancora di più. E per questo motivo potrebbe anche rivendicarsi. Ho capito. Vuoi che sia ripagata in qualche modo di tutto quel dolore che ha sofferto? Anche se non era colpa tua, perché lo sai che non era colpa tua. Lo so che non era tu colpa tua. Tu non ti devi sentire in colpa, ok? Ma non voglio farla soffrire. Va bene, rispetto a questa decisione. Dai, sono molto, molto fiera di te. Perché per la tua moralità ti dico una cosa, bella mia. Hai già vinto il concorso di bellezza. Ok? Bravo, bravo.
grazie, padre Roelio, di essere venuto a confessarmi qua a casa, eh? Oh, de nada, buona casa. Oh, lei è troppo gentile, ma anche se io ormai parolacce, vede, non ne dico più. Da quando mi ha consigliato il corso dalle orsoline, sono proprio diventata pulita. Sembro pulita come l'acqua di Guttrubbic. Muy bien. Non ho più detto neanche una parolaccia. Muy adesso bien. Però volevo vedere, perché adesso c'è la finale del concorso di bellezza. Le interessano i concorsi di bellezza? Concorsi di bellezza? Sì. No, non mi gustano, non mi gustano. Non le gustano? No, no, non mi gustano. Vabbè, questa è Miss Guttrubbic, sono le mie no, nipoti, non mi gustano su proprio. Non mi gusta perché... perché... Cosa le mi piace? Gusta ver, mi gusta avere la competizione del MonoGP. MonoGP, mi gusta molto. MonoGP è la competizione dei monopattini, gare di monopattini. Oh, ma questo prete è bellissimo, è fighissimo! Troppo è bello, troppo! Bello, stupendo, stupendo. Innamorata. Mia nipote Lucia è una campionessa di monopattino. Caspita! E quindi. Io lo faccio vedere, ma cosa ci sono oggi? C'è qualche cosa, c'è una gara. Sì, è una gara molto interessante. Le qualifiche. Sono le qualifiche. Gara emozionante qui alla casa di Guttrubbic, qui al MonoGP, con Marco in prima posizione che sfreccia con suo monopattino Oxelo. E dietro di lui abbiamo Davide in seconda posizione con Andrea, che purtroppo ha scalato per sbaglio per un errore al motore, e Simone che si trova alla quarta posizione, rallentato anche dalla cattiva qualità delle gomme. Marco sta facendo un ottimo tempo, un ottimo giro, e devo ammettere che sta prendendo le curve in una maniera impressionante. Sì, dei settori super veloci, delle curve diciamo molto... prendendole in delle buone traiettorie senza mai sbagliare, e questo ovviamente devi farlo. Sta finendo qua però finendo. Il giro, eccoci qui, il giro ed è polpo, e va a posizione Marco, prende la prima posizione. Acciderbolina, ma questo Marco secondo lei non gli somiglia al bagnino Giuseppe Conte? Sì, un pochito. È identico, è sul ritratto, sono due soci, è una cosa impressionante. Due gocce d'acqua, non proprio. C'è tanta differenza. Si vede un po' da... non è che si veda benissimo, si vede più che altro il sedere. Però il sedere è uguale. Si può dire sedere? Io non approveranno. Dobbiamo rifare un'altra confessione, padre Roelio. Mi deve riconfessare. Farò questo sforzo.